andiamo a fare i filoncini di pane alle noci. E iniziamo con 500 g di farina. Io ho scelto una farina di tipo 0, che andiamo a metterle proprio qua, in mezzo al tavolo. Qua invece abbiamo 320 ml di acqua. All'interno di quest'acqua andiamo a mettere un cucchiaino di zucchero. Andiamo ad aggiungere 7 g di lievito secco di birra. Se non utilizzate lievito secco ma lievito fresco, utilizzatene 12 g. E con una frusta andiamo a mescolare in modo da iniziare a far sciogliere bene il lievito. Andiamo a versare l'acqua all'interno della nostra farina. E a questo punto iniziamo la lavorazione. Vedete che inizio a lavorare un po' l'impasto e come tutti i miei impasti lievitati inizio a dare un po' di elasticità all'interno dell'impasto mescolando velocemente. A questo punto, ragazzi, possiamo andare a mettere 15 g di sale e 3 bei cucchiai, visto che poi è un pane piccolo, 3 bei cucchiai di olio extravergine di oliva. Allora, vedete che inizia già a creare delle bolle perché il lievito, boom, parte subito decisissimo. A questo punto, piccolissimo trucco, ragazzi, una figata. 2 cucchiai, ovvero 20 g di fecola di patate. Iniziamo a lavorare questo impasto, per adesso ancora senza toccarlo con le mani. Quando l'impasto avrà preso un po' più di consistenza, andrò con le mani. Allora, ragazzi, vedete che io gli ho dato proprio solo qualche stirata, ok? Adesso lo vado a stendere così leggermente con le mani e lo lascio un attimo riposare. Intanto vado a tritare molto grossolanamente circa 150 g di noci. Adesso bisogna impastare con forza, dando una bella elasticità. L'impasto è da subito liscissimo, guardate che bello. Una volta ben impastato, ragazzi, un po' di farina, il panetto, questo panetto che abbiamo fatto a forma tonda, l'ho tirato leggermente con le mani, andiamo a mettere una parte di pellicola, andiamo a fare dei piccoli buchini. Passate 2 ore, ragazzi, andiamo a prendere questo impasto. Una volta lievitato il panetto, mettetelo su una spianatoia, su una teglia, su un tavolo, su cosa avete, con un bel po' di farina, non vi preoccupate per la quantità di farina. Adesso con le mani andiamo a stenderlo, però non schiacciandolo così, ma bensì così, come se fosse una focaccia. E andiamo a farne un panettino di circa 3 cm di altezza. Adesso lo andiamo a girare, senza di nuovo preoccuparci della farina, ancora un attimino. Andiamo a tagliare dei filoncini in questa maniera. Usate una spatola piuttosto che il coltello, è uguale, fate voi. Prendiamo questi filoncini, li stiriamo leggermente, pochissimo, non devono essere sottili, e andiamo a dargli un giro, non di più, ok? Quindi prendiamo il filoncino, lo stiriamo ma leggermente, solo per rompergli leggermente le nervature, dopodiché 1 e 2, tac, mettiamo qua. Andiamo a prendere un canovaccio che gli ho spruzzato un goccino di acqua sopra. Andiamo a metterlo sopra, quindi questa volta niente pellicola, deve fare anzi una leggera crosticina sulla superficie. E lo lasciamo lievitare per circa 20, 25, 30 minuti al massimo in base un po' al calore. Ragazzi, il risultato è assolutamente questo. Guardate, questo vedete che ha iniziato a lievitare, ha iniziato a fare una leggerissima crosticina. A questo punto andiamo ad infornare a 220 gradi, forno statico, per circa 20-25 minuti. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi. Se non avete ancora mangiato, vi auguriamo buon appetito.